Mi sentivo il blues così forte che mi è venuta voglia di andarmene dalla vecchia piantagione e di andare a vivere in una città. Ma il problema era che io ho sempre fatto il contadino, ho sempre raccolto il cotone e trasferirmi in una grossa città, cosa avrei fatto? Mi dovevo comunque adeguare. Dovevo inventarmi un nuovo lavoro, un qualcosa di nuovo da fare per poter vivere solo della mia musica. E nelle grosse città, le terre da coltivare non ce ne sono. Parliamo di emigrazione. Buonasera amici e bentornati a questo nuovo episodio del Salottino Blues. Questa sera parliamo di emigrazione. È una cosa molto toccante di quegli anni, ma ancora di oggi. Ed è molto ampio l'argomento, quindi è molto facile che faremo più episodi su questo argomento. Prima di iniziare questa bellissima conversazione con voi, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un pollice alto a questo video e non dimenticate la campanellina, così vi arrivano gli avvisi per i prossimi video che faremo qua al Salottino Blues. Tutto questo per voi è totalmente gratuito, però per questo canale è molto importante che cresca e divulgare il verbo blues. Bene amici, iniziamo proprio a parlare dell'emigrazione. L'emigrazione in America, dal sud al nord, iniziò proprio nei primi del Novecento, quando appunto i neri del sud iniziarono a voler trasferirsi nelle città del nord, un po' perché qualcuno l'aveva già fatto e scrivevano ai suoi parenti che a nord si sta bene, sì, il clima è diverso, è un po' più freddo, però c'è tanto lavoro, c'è molta possibilità di fare soldi e le case sono case con la C maiuscola, perché sappiamo benissimo che a quei tempi, quindi sempre parliamo del 1900, nei primi del 1900, nel sud vivevano dentro delle case molto fatiscenti, fatte di legno in maniera molto artigianale, e quando arrivava il freddo era terribile, avevano poco riscaldamento, servizi, queste cose erano, non ne avevano. E quindi chi si trasferiva al nord scriveva appunto ai suoi parenti e cugini e chi per esso: venite qua, perché qui c'è lavoro, c'è un'ottima paga, per noi di colore di lavoro ce n'è. E quindi iniziarono appunto queste migrazioni. Curtis Jones era uno di questi, lui era un pianista blues ed era uno dei numerosi neri che parteciparono proprio allo spostamento continuo da sud a nord, iniziando con piccoli spostamenti, quindi in città magari più vicine, e poi sempre più abituandosi a vivere in città, piano piano si spostavano nelle grosse città, New York, una delle più grosse, no? Nel 1920 il fenomeno tra la popolazione nera
aveva cominciato a diventare notevole e irreversibile. Questa migrazione era diventata di massa. Pensate che nell'ultimo decennio dell'Ottocento nel sud viveva l'80% della popolazione nera. Nel 1920 era già scesa al 60%, 60-65%. Quindi vedete che ci fu veramente uno svuotamento nel sud. Questo divenne preoccupante per il sud perché iniziò a mancare parecchia manodopera. E di questo ne ho fatto già un altro video. Difatti in quegli anni, nel mentre si svuotava il sud della popolazione nera, arrivavamo noi italiani a popolarla e prendevamo un po' il posto dei neri. Quindi anche qui migrazione su migrazione, i neri migravano verso le città del nord, gli europei, noi, di cui anche noi italiani, migravamo verso gli Stati Uniti. Questo veniva praticamente praticato prima del 1915-1914. In Italia e in Europa ci fu una migrazione veramente spaventosa che portava appunto circa 1.500.000-1.700.000 uomini, tra uomini e donne, dall'Europa verso l'America in quegli anni, dal 1900 al 1914-15, andando a fare poi i lavori che facevano i neri, mentre i neri invece si spostavano nelle grosse città, portando poi con loro la tradizione del sud e la musica del sud. Quindi iniziavano a portare il vero blues nelle grosse città. Pensate che noi italiani, noi europei, appunto fino al 1914 fu questa grossa migrazione verso gli Stati Uniti. Poi nel 1915 successe qualcosa che cambiò la migrazione, una cosa molto importante, ed era la prima grande guerra mondiale. Questo frenò molto chiaramente la migrazione dall'Europa verso gli Stati Uniti dal 1915 fino al 1918-19 e anche fino al 1920. Pensate che da 1.500.000-1.700.000 persone che andavano negli Stati Uniti ogni anno si passò praticamente a 130.000, quindi proprio sparì quasi questa cosa di migrare in America, anche perché la prima guerra mondiale interruppe questa migrazione tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti. Non chiaramente i neri sud al nord, anzi si incrementò questa cosa durante la prima guerra mondiale, perché le fabbriche nelle grosse città avevano bisogno di parecchia manodopera, appunto perché nel periodo bellico serviva tanta manodopera nelle acciaierie, nelle fonderie, eccetera, eccetera, nelle carpenterie, insomma, serviva parecchia manodopera. Apro una parentesi, la prima guerra mondiale portò circa 17 milioni di morti. E chiudo la parentesi. Parecchi di questi migranti portarono praticamente nelle grosse città la grande musica blues.
con loro, che agli inizi non è che era tanto seguita, perché sfondare con della musica di neri, che aveva un certo senso nelle piantagioni del sud, portarla nei teatri, nelle feste, nei festival musicali, in città dove c'erano la maggioranza bianchi, non è stato così subito facile portare la musica blues. Ma questa grande musica che trascinava appunto l'anima ed entrava nelle persone, non ci ha impiegato molto tempo a farsi voler bene e a farsi seguire. Per i neri del sud la migrazione era praticamente una fuga verso la segregazione e dalla intimidazione appunto della schiavitù, che ancora anche nel 1900 sentivano forte. Tanto è che alcuni di questi gruppi di migranti prendevano questa sorta di spostamento dal sud verso le grosse città del nord come la terra promessa, come la fuga dall'Egitto. Era un po' una sorta biblica per loro, no? Questa fuga da quel luogo dove avevano subito la schiavitù. E tanto è che alcuni di questi gruppi, quando attraversavano il fiume, il Mississippi, per andare nelle grosse città, durante la navigazione o lo spostamento, pregavano appunto come se stessero andando appunto nella terra promessa, no? Nella loro miglior vita, poter crescere, poter guadagnare dei soldi, poter far crescere i propri figli in una situazione economica diversa da quella che erano nel sud. E pensate che la maggior parte che si trasferivano nelle grosse città, la maggioranza erano donne. A Washington e a Baltimora c'erano in proporzione 126 donne su 100 uomini, una diversità enorme, fino ad arrivare chiaramente ad Atlanta. Lì erano ancora di più, 143 donne contro 100 uomini. L'unica città dove un po' si restringeva questo gap uomini e donne di colore era a Memphis, dove c'erano 103 donne contro 100 uomini. Poi chiaramente nel tempo la cosa si equilibrò. Ecco, vedete che il problema della migrazione non è un problema odierno, ma è un problema che è sempre esistito sin dai tempi dei tempi. Ma diciamo che la migrazione vista sotto un discorso dei neri del sud dell'America era una cosa un po' particolare, cioè loro volevano a tutti i costi far crescere la loro passione per il blues, quindi suonare, vivere di musica, ma gli serviva una situazione economica più importante per continuare a sognare e a suonare blues. Quindi quella
voglia di trasferirsi nelle grosse città era appunto quello di dire: me ne vado da un paesino del Mississippi per affrontare una nuova avventura. A parte che i bluesmen, come sempre raccontato qui al salottino, erano già di loro molto nomadi, no? Gli piaceva viaggiare, saltare sul primo treno e partire, no? Però andare in una grossa città, quindi affrontare una nuova avventura in una città dove era tutto nuovo e non avevano le risorse che avevano nel sud, quindi la terra da poter lavorare, da fare il contadino, si dovevano ingegnare a fare nuovi lavori, altre esperienze, ma questa forza che avevano all'interno del blues, quindi dimostrare la loro musica, era talmente potente che faceva passare tutte le difficoltà del cammino. Ebbene amici, questa sera chiudiamo qui questa puntata. È una puntata un po' particolare. Parlare dell'immigrazione è importante, è una storia, una parte della storia del blues molto importante. Però vorrei chiudere questa sera con una frase, vorrei citare una frase che si utilizzava negli anni 60, ma che ancora oggi è molto attuale. E la frase era: mettete dei fiori nei vostri cannoni. Amici, lunga vita al blues, buona serata.